cominciato a parlarvi della certificazione, quindi abbiamo visto che cosa si intende per certificazione e che cosa si intende certificare. Noi ci concentreremo sui sistemi di gestione della qualità, quindi la certificazione relativa ai sistemi di gestione della qualità secondo quella che è la norma, la ISO 9001. Vi ho detto che esistono altri tipi di certificazione, esistono certificazioni di prodotto, certificazioni di persone, ma logicamente non ci occuperemo di questo. Saranno, tra altre cose, come vi avevo detto, anticipato anche la volta scorsa, saranno oggetto di un seminario. Ieri proprio ho sentito l'ingegnere Passariello del Bureau Veritas, che è un ente di certificazione, e che mi ha confermato appunto la sua presenza. Dovrebbe essere il 25, quindi abbiamo lezioni il 25, il 25 pomeriggio faremo un seminario sulle Smarty Certification, quindi sulle certificazioni poi che fanno riferimento in particolare proprio ad alcuni tipi di prodotti. Comunque, ritorniamo a quello che stavamo dicendo e vi avevo cominciato a parlare di alcune caratteristiche della norma della 9001 ultima edizione. Vi ho detto la 2008, in effetti c'è una norma, un'ulteriore edizione, la 2015, di cui diciamo ancora si sta parlando, quindi preferivo dirvi qualche cosa sulla 2008, che non è logicamente proprio l'ultima, ma diciamo la 2015 prende molto logicamente dalla 2008, così come la 2008 dalle altre. La 2008 comunque è una norma, un tipo di norma oramai consolidata, e quindi ecco perché mi sto soffermando su alcuni aspetti di questa norma. Dicevo, la 9001-2008 è caratterizzata da alcune caratteristiche, da alcune regole di carattere generale, che sono poi i punti che la caratterizzano. Come vi ho detto, io non voglio scendere nel dettaglio della norma perché non ci interessa, ma mi interessa invece dirvi un pochettino quali sono le caratteristiche. E allora, quali sono queste caratteristiche? Prima caratteristica, che cercheremo poi di esaminare nel dettaglio, è l'orientamento al cliente. Altra caratteristica è la leadership, quindi la norma dà importanza alla leadership all'interno di un'organizzazione e quindi di un sistema. Il coinvolgimento del personale. Ancora l'approccio che viene appunto definito un approccio per processi piuttosto che per funzioni, un approccio sistemico della gestione di un sistema e di un'organizzazione in genere, ancora il miglioramento continuo, fatto che le decisioni devono essere basate su dati di fatto e quindi sui dati che devono essere raccolti all'interno di un sistema, e infine l'ultimo aspetto, l'ultimo punto è relativo al rapporto che deve esserci tra fornitore e cliente. In quest'ottica ne abbiamo già parlato. Deve esserci un forte rapporto e un forte contatto tra cliente e fornitore che devono lavorare in sinergia. Quindi il fornitore deve essere visto in effetti sempre più come un elemento del sistema produttivo, quindi in questo senso deve essere, ma lo vedremo, deve essere coinvolto e informato logicamente di quelle che sono le esigenze. Bene, cerchiamo di scendere un pochettino più nel dettaglio.
vi racconterò, vi cercherò di spiegare meglio che cosa intendono quei punti. Allora, innanzitutto l'orientamento al cliente. Che cosa significa azienda orientata al cliente? Allora, parte da una considerazione. La considerazione è che ogni azienda esiste e sopravvive soltanto perché c'è un cliente che ovviamente compra il prodotto o il servizio che eroghiamo. Quindi è evidente che al contrario di quello che avveniva in passato, per cui il cliente, non voglio dire che veniva maltrattato, ma il cliente veniva considerato, ma soltanto perché era colui che comprava poi alla fine il prodotto, ma non si teneva in alcun conto e in alcuna considerazione, logicamente, le esigenze del cliente stesso. No? Abbiamo detto più volte, forse ricorderete, no? Quello che si legge a proposito della Ford e di quello che avveniva. Ford diceva, una delle frasi che vengono attribuite a Ford: chiedetemi una macchina di qualsiasi colore purché sia nera, no? E quindi è evidente che le esigenze del cliente non venivano assolutamente prese in considerazione. Oggi invece, e questa è un'intuizione ovviamente giapponese, il cliente deve necessariamente essere preso in considerazione, deve essere coinvolto addirittura nel processo di progettazione del prodotto attraverso quello che viene definito il QFD, il Quality Function Deployment. E perché? Perché ovviamente soltanto attraverso un cliente soddisfatto l'azienda può pensare di andare avanti. In effetti si legge, ma è un fatto anche evidente, che la soddisfazione del cliente vive due condizioni, due situazioni opposte. Una che è una situazione di scontentezza, insoddisfazione. Quando il cliente è insoddisfatto può mettere in crisi e può mettere in dubbio la sopravvivenza dell'azienda stessa. Un cliente insoddisfatto è una sorta di mina vagante, come vedremo. La soddisfazione invece, il cliente soddisfatto, il cliente contento, come dire, del prodotto o del servizio che ha acquistato, che cosa fa? Crea innanzitutto fedeltà, perché ritorna all'azienda e determina in qualche modo il successo dell'azienda stessa. Quando prima vi stavo dicendo dell'effetto che può avere il cliente e dell'effetto devastante che può avere il cliente, bene, questo effetto è stato studiato in letteratura, viene definito effetto fungo o effetto mushroom. In che cosa consiste? Bene, si è visto questo, considerando un cliente e fatto 6 il costo per acquisire il cliente, bene, il cliente deve essere mantenuto, quindi mantenuto nel senso che devo tenermelo buono in qualche modo, devo cercare di evitare che il cliente, una volta che ha acquistato da me, poi si trovi insoddisfatto e vada logicamente da qualcun altro. Quindi ha un costo anche mantenere il cliente, e quindi dicevo, se 6 è il costo per acquisirlo, 1 è il costo per mantenerlo. Quindi per mantenere un cliente io non posso vivere di rendita, ma devo comunque cacciare soldi per mantenermi il cliente. Se lo perdo il cliente, e questo avviene quando il cliente è insoddisfatto, per recuperare quel cliente perso, ripeto, in letteratura è stato stimato che quel costo sarà pari a 10, molto più del costo che io ho sostenuto per acquisire il cliente inizialmente. Quindi una volta che il cliente va via è difficile, perché insoddisfatto, è difficile recuperarlo e riportarlo di nuovo in azienda.
Ma non solo, si è visto che cosa? Si è visto che questo cliente insoddisfatto genera un effetto fungo, una sorta di effetto di reazione a catena, perché la sua insoddisfazione è capace di influenzare negativamente tanti altri clienti, tanti altri potenziali clienti che probabilmente non verranno mai a comprare da me. Questo effetto, che appunto è l'effetto fungo o effetto mushroom, con questo effetto si è stimato che per 100 clienti insoddisfatti che ricomprano, ce ne sono 4 che non ricomprano più, ma ce ne sono 1000 che non compreranno mai. Cioè i 1000 sono ovviamente i potenziali clienti che vengono influenzati negativamente e quindi vengono indotti a non comprare dai clienti insoddisfatti. Ma voglio dire, sarà capitato certamente anche a voi, credo, no? Di essere insoddisfatti per qualche cosa, per un acquisto, per un telefonino, per un computer, per una macchina, e trovandovi a parlare con un vostro amico, avrete detto, con un ristorante, la cosa più frequente, e parlando con un amico gli avrete detto quella macchina, quel ristorante, ma non te la prendere, non ci andare a mangiare perché si mangia male, il ristorante, la macchina era schifezza, il computer non mi sono trovato bene. In effetti avete innescato un processo di questo tipo, perché la persona con la quale avete parlato, a parte le persone con le quali voi direttamente vi potreste trovare a parlare, che quindi saranno influenzate negativamente, ma ci sono tante altre persone che saranno contattate, saranno quindi influenzate dalle persone con le quali voi avete parlato e che diranno: ah, sai, quel ristorante, io ho parlato con Antonio, con Pasquale, e mi ha detto che quel ristorante era schifezza. Dice: ma l'hai provato tu? No, però l'ha provato lui. E quindi è una sorta di effetto fungo, ripeto, proprio perché l'effetto è quello, cioè da pochi clienti insoddisfatti, come un fungo logicamente si espande e influenza logicamente un numero molto più elevato di clienti potenziali che non compreranno mai. E questo logicamente fa capire perché i sistemi devono essere orientati al cliente, proprio perché devo evitare questo, e proprio perché abbiamo detto che la qualità è la capacità, attraverso un prodotto o un servizio, di soddisfare le esigenze implicite o esplicite di un cliente, ebbene logicamente soffermarci su quelle che sono, appunto, secondo la qualità, ovviamente quelle che sono le esigenze che sono, che caratterizzano un cliente, quindi esigenze implicite, esplicite e latenti o eccitanti. Allora, le esigenze esplicite sono quelle esigenze che vengono per l'appunto dichiarate, espresse direttamente da un cliente. Pensate, per esempio, compro una macchina, è chiaro logicamente che dichiaro il colore della macchina, quindi è chiaro che il colore della macchina, la cilindrata, sono delle esigenze esplicite, quindi il cliente li dichiara direttamente. Le esigenze implicite sono quelle invece per le quali questo P che ho indicato sta per parte interessata, quindi è il cliente. Quindi le esigenze implicite sono quelle invece che non vengono dichiarate, non vengono esplicitate, non vengono manifestate direttamente dal cliente, ma è chiaro che vengono date per scontate. Le ruote nella macchina, è chiaro che se compro una macchina, mi immagino che abbia tutte e quattro le ruote, sapete per esempio che oggi questo, le quattro ruote almeno ci sono, ma la ruota di scorta per esempio non è detto che ci sia. Oggi molto spesso si paga una differenza se si vuole il ruotino, se no altrimenti ci sono solitamente oramai bombolette
per la riparazione e per il gonfiaggio delle gomme. Le esigenze ancora del cliente possono essere cogenti quando vengono per l'appunto imposte o dalla legislazione vigente o da regolamenti o da norme, no? Per cui le cinture di sicurezza sono per esempio obbligatorie, il loro montaggio sulle autovetture, gli airbag oramai anche questi sono diventati obbligatori, almeno alcuni tipi di airbag il montaggio sulle autovetture. Quindi sono esigenze queste del cliente che non sono né implicite né esplicite, in questo caso sono cogenti, cioè il cliente è chiaro che se le ritrova molte volte non le immagina nemmeno implicitamente, ma ci sono perché vengono richieste per legge. Le esigenze sulle quali invece le aziende si misurano caratterizzano in qualche modo la competitività di un'azienda sono invece le esigenze cosiddette latenti, vengono definite anche exciting, eccitanti. Perché? Perché sono per l'appunto quelle esigenze di cui il cliente solitamente non è nemmeno a conoscenza, ma che una volta che vengono appunto conosciute, che vengono provate dal cliente, le dà oramai quasi per scontate e le esige successivamente. Ma la prima volta che vengono provate sono appunto quelle esigenze che generano, quindi che sono exciting, quindi che generano una sorta di eccitazione. Per esempio, ne avevo scritto uno, servizio di assistenza, soccorso stradale 24 ore su 24, proverò poi a farvi un esempio diverso per farvi capire meglio questo tipo di esigenze. Quindi sono le esigenze che le aziende cercano di comprendere, di anticipare, quindi ripeto, non sono richieste dal cliente, non sono manifestate dal cliente. Come esempio di esigenza latente o eccitante, dunque vi porto subito un esempio. Allora, proviamo a fare un esempio completamente diverso rispetto a quello che uno può immaginare. Immaginiamo che voi andiate in un albergo e chiediate ovviamente una stanza. Allora è chiaro che nel momento in cui andate nell'albergo e chiedete una stanza, potete fare delle richieste esplicite e quindi ci sono delle esigenze dichiarate, delle esigenze esplicite da parte vostra, del tipo mi aspetto e voglio che la stanza abbia, che ne so, la vasca a idromassaggio, oppure che abbia il decoder Sky o quant'altro perché mi devo vedere la partita, o l'aria condizionata perché fa particolarmente caldo. Sono esigenze esplicite. Ci sono le cogenti, per cui evidentemente mi aspetto che ci sia un sistema antincendio, che ci siano un rilevatore di fumo in camera, ci siano gli sprinkler a soffitto. Ci sono delle esigenze implicite, cioè mi aspetto che ovviamente in camera le lenzuola siano state cambiate, gli asciugamani siano puliti e quant'altro. Esigenza latente o eccitante, quale potrebbe essere? Avevo letto che in un albergo in Giappone, che cosa avevano pensato? No, niente donne in camera, cioè non, visto che stavate già sorridendo, la cosa eccitante, no, quella non rientra tra questo tipo di esigenze. Allora, avevo letto appunto che in Giappone che cosa si erano inventati. Allora, avevano montato dietro lo specchio del bagno una resistenza, di modo che
questa resistenza veniva attivata ogni volta che si accendeva la luce del bagno. A che serviva? Semplicemente serviva a fare in modo che una volta usciti dalla doccia, e quindi al solito fatta la doccia, doccia calda, l'ambiente si riempie di vapore che si deposita sullo specchio, e solitamente uno esce dallo specchio e vuole specchiarsi e non ci riesce, ovviamente, perché si guarda solitamente nello specchio e lo specchio è appannato. Bene, con questo sistema avevano risolto il problema, perché questa resistenza, un po' come il lunotto termico delle macchine, no? Evitava la formazione della condensa sul vetro e quindi ci si poteva specchiare tranquillamente. E sembra una fesseria, no? Cioè, dice, che ci vuole? Cioè, non l'uovo di Colombo. Però questa esigenza, che non era manifestata e non era stata mai manifestata dal cliente, cioè il cliente che va e chiede la camera si preoccupa dell'aria condizionata, della vasca, di Sky e di altro, ma non dice: però scusatemi, voglio la camera con la resistenza dietro lo specchio che mangia specchia quando esco dalla doccia. Cioè non c'è questo. Eppure, volevo ritorno poi indietro, avevo letto su un giornale una cosa che mi aveva lasciato si dice solitamente allibito, cioè non avevo una notizia che riguardava calciatore Ronaldo, e dal giornale ce l'ho preso. Ronaldo praticamente si legge in questo articolo a un certo punto che, a parte praticamente il fatto che la comitiva portoghese aveva prenotato tutte le 116 stanze del resort, no, per vivere nella massima privacy eccetera eccetera, ma ho letto articolo: per Ronaldo, ad esempio, ci sarà uno specchio riscaldato che evita di appannarsi, in modo che il fuoriclasse portoghese possa sistemare la propria acconciatura in qualsiasi istante e senza inutili perdite di tempo. Pensando a tutto questo, cioè, quindi quella che io vi racconto come esigenza latente o eccitante, vedete, una volta che uno la prova, poi diventa scontata, e alla fine Ronaldo, che è un personaggio, praticamente ha chiesto esplicitamente lo specchio con la resistenza dietro, perché si deve specchiare. E quindi la qualità eccitante, una volta conosciuta, una volta provata, una volta assaggiata, diventa un'esigenza esplicita, e la chiedo. E le aziende devono cercare di giocare proprio su questo, perché per conquistarsi un cliente devono anticipare quelle che sono le sue esigenze. D'accordo? Quindi proprio interpretando quelle che possono essere esigenze latenti o eccitanti. Ritorniamo però a quello che vi stavo dicendo prima, quindi in merito ovviamente alle esigenze e a quella che è poi il concetto di qualità. Abbiamo detto le esigenze, e quindi la qualità automaticamente è legata a queste esigenze del cliente e alla capacità di soddisfare queste esigenze, per cui si parla di qualità attesa o negativa, che si ha quando quella qualità, la negativa, è quella che genera scontentezza, no? Insoddisfazione, che è legata alla qualità negativa. Qual è la qualità negativa? È chiaro che la qualità negativa si ha quando il cliente si aspetta qualche cosa, ma si aspetta qualche cosa, lui non lo richiede, ma lo dà per scontato, quindi qualcosa di implicito che non vede, che non ritrova. Quindi il concetto di qualità negativa è legato alle esigenze implicite, ovvero a quelle esigenze che il cliente non specifica ma che dà per scontate, d'accordo? Per cui è chiaro che se io vado nell'albergo, ad esempio, io non lo chiedo proprio le lenzuola pulite, gli asciugamani puliti, vado in camera e trovo il letto che se mai non è stato rifatto, gli asciugamani, tracce di rossetto di capelli sugli asciugamani, no? Che non possono mai essere i miei, praticamente. Quindi allora è chiaro che genera questo una insoddisfazione.
perché sono delle cose che io mi aspetto di trovare e do per scontato, d'accordo? Io avevo scritto, per esempio, fattori di qualità negativa possono essere un prezzo ragionevole, una economicità, no? Legata all'economicità a un consumo, a un minimo consumo, no? Oppure legato alla sicurezza, anche se aspetti di sicurezza oramai sono anche questi aspetti cogenti per quanto riguarda caratteristiche in certi casi che i prodotti devono avere. Durabilità, semplicità di fabbricazione legata alla semplicità di fabbricazione legata poi alla manutenibilità del prodotto stesso. Allora, questa è la qualità negativa, quella che genera insoddisfazione, che si ha quando il cliente non vede soddisfatta l'esigenza implicita. C'è poi la qualità che viene definita solitamente richiesta, e cioè questa è quella che io dichiaro e chiedo esplicitamente, che può essere o meno soddisfatta. Chiedo una macchina di un certo colore o a pallini, chiedo un caffè fatto in un certo modo, con certe caratteristiche, con più zucchero, meno zucchero, macchiato, con la schiuma, eccetera, eccetera. Tazza calda, tazza fredda, eccetera. La qualità eccitante, ecco, genera invece soddisfazione, eccitazione, e questa è legata, appunto, come vi dicevo, al concetto di qualità latente o eccitante, legato cioè a stati di soddisfazione che il cliente non immagina nemmeno. L'esempio oramai superato da Ronaldo, ma è quello dello specchio con la resistenza, è uno di questi. Ma in letteratura si legge che altri esempi, per esempio, di qualità latente o eccitante in passato sono stati il Walkman della Sony, no? Che oramai ha fatto la storia, no? La possibilità di poter ascoltare musica per strada, camminando con delle cuffiette. Non era un'esigenza esplicitata dal cliente. Lo stesso fatto si legge in letteratura che quando la Motorola propose un primo telefono cellulare, allora i telefoni cellulari avevano delle dimensioni completamente diverse, ma questo prodotto, questo telefono che uno si poteva portare dietro e telefonare, venne visto come un prodotto che, secondo gli esperti, sarebbe stato fallimentare, perché non c'era richiesta, non pensavano ci potesse essere un'esigenza reale. C'erano le cabine telefoniche, la gente forse viveva anche meglio senza tutti questi telefoni, eppure logicamente il telefono oggi, sapete benissimo l'importanza e il significato che ha, ma vengono oggi, ognuno di noi ce n'ha uno, se non più di uno, ma rappresenta, in letteratura si legge, un esempio di esigenza latente o eccitante che genera qualità positiva. Bene, l'obiettivo delle aziende, dicevo, qual è? L'obiettivo delle aziende è anticipare il futuro. Futuro e quindi logicamente essere in grado di prevedere quelle che sono esigenze dei clienti, d'accordo? Quindi anticipare le esigenze significa quindi anticipare quelle esigenze latenti o eccitanti e quindi puntare a quella che è una qualità positiva. Questo diagrammino vi ho riportato, sintetizza un po' quello che ci siamo detti. Allora, al solito, sugli assi io riporto sull'asse delle X la soddisfazione del cliente e sull'asse delle Y la qualità che offro. La qualità ovviamente può assumere valori positivi, quindi considero la parte alta del diagramma. La soddisfazione del cliente può invece assumere valori positivi o negativi, quindi legati alla soddisfazione. Quindi qui ho
messo soddisfazione, indifferenza, insoddisfazione. Allora, che cosa il diagramma che ho, di che tipo? Allora, innanzitutto si vede che la qualità implicita, quella che io non dichiaro, ovvero le lenzuola pulite, gli asciugamani puliti, eccetera, eccetera, bene, se io li trovo in camera, non generano alcun tipo di soddisfazione. È chiaro che se ci sono, per me è un fatto scontato, quindi indifferenza. Se non dovessero esserci, e quindi se non dovessi trovare soddisfatte queste mie esigenze implicite, bene, ci può essere un'insoddisfazione più o meno alta, e quindi mi porto verso stati di insoddisfazione più o meno elevati. Per quanto riguarda la qualità espressa, bene, nella qualità espressa io ovviamente chiedo qualche cosa in maniera più o meno esplicita, e ovviamente queste mie richieste possono essere o meno soddisfatte. A seconda del grado di soddisfacimento di queste richieste esplicite, bene, io passo da un'insoddisfazione a un'indifferenza, ovviamente a un livello di soddisfazione che ovviamente è più alto. Ma quello che caratterizza in maniera determinante un prodotto o servizio, e che contribuisce a far crescere enormemente la soddisfazione del cliente, è la qualità latente o eccitante. Vedete che questa qualità può assumere al limite valori pari a zero, cioè può esserci o non esserci. Lo specchio con la resistenza lo posso trovare o non lo posso trovare? Beh, se non c'è, indifferenza. Ma se c'è qualche cosa che in qualche modo io non mi aspetto, non avevo chiesto e non mi immaginavo, questo ovviamente genera una maggiore soddisfazione, e la fa crescere questa soddisfazione, come vedete, molto, molto rapidamente. Bene, allora, questo è il primo punto della norma. La norma dice le organizzazioni, i sistemi devono, i sistemi di gestione gestiti in un'ottica qualità, devono puntare a quella che è la soddisfazione del cliente, la massima soddisfazione del cliente. Secondo elemento che caratterizza la norma, secondo punto che caratterizza la norma è la leadership. Anche questo è un altro aspetto importante. Che cosa significa leadership? Significa in sostanza che ci devono essere dei capi all'interno delle organizzazioni che devono stabilire intenti e gli indirizzi all'interno dell'organizzazione stessa. Questo che cosa vuol dire? Che all'interno di un'organizzazione, se ci sono ovviamente delle persone al vertice che hanno individuato quindi quelli che sono obiettivi, finalità, e ovviamente quindi ci credono, sono queste persone che attraverso il coinvolgimento poi di tutto il personale devono portare tutte le persone dell'azienda verso quegli obiettivi che sono stati definiti. Cioè, in sostanza, che cosa si voleva dire nella norma? In sostanza si voleva dire questo: per fare qualità all'interno di un'azienda, i primi a crederci devono essere chi sta in testa, i capi. Cioè, è inutile pensare di fare qualità e portare qualche cosa in azienda se i capi sono i primi a non credere. E questo, vi assicuro, è un fatto diffusissimo. Molte volte io, in passato soprattutto, quando con le aziende proponevamo attività attraverso i dipartimenti di consulenza o di accompagnamento alla certificazione, mi sentivo rispondere: professore, ma noi la qualità la facciamo, ho detto, nessuno si è mai lamentato.
e cercavo di spiegare che questo non significava nulla, e quando poi cominciavamo a avviare una serie di attività e cominciavamo ad avviare anche questi discorsi sulla certificazione, loro stessi erano molto scettici sulla via che stavamo seguendo, su alcune tecniche che venivano utilizzate per cercare di migliorare processi o fasi del processo. Allora, è chiaro che ci devono credere prima loro, altrimenti non si riescono a convincere le persone che lavorano all'interno dell'azienda. Dicevo, la leadership deve coinvolgere, quindi ci deve credere e deve coinvolgere il personale. Troppo spesso, ricordate anche nelle definizioni che avevamo dato all'inizio di qualità e dell'evoluzione che c'era stata nel concetto di qualità, all'inizio soprattutto la qualità, anche se veniva vista come qualcosa di più tecnico, era competenza solo di poche persone all'interno di un'azienda. Oggi invece quello che si cerca di fare è proprio questa: coinvolgere le persone a tutti i livelli. Infatti è la total quality, la qualità totale, che si estende a tutti i livelli aziendali, e quindi deve esserci il pieno coinvolgimento delle persone all'interno di un'organizzazione, perché soltanto in questo modo è possibile ovviamente attuare la qualità e quindi realizzare effettivamente non solo un prodotto, un servizio, ma un sistema di gestione della qualità. Massimo coinvolgimento, forse appunto è da chiarire comunque una cosa. Su di un testo, in questo momento mi sfugge il nome, comunque l'autore è Fukuda, giapponese. Dunque questo signore racconta un attimo proprio il coinvolgimento del personale in Giappone, ed è lui stesso ad affermare che il coinvolgimento del personale non è mai del 100%. Cioè, voglio dire, se devo coinvolgere il personale, stiamo tranquilli, non riuscirò mai a coinvolgere tutte le persone all'interno dell'azienda. Ci sarà sempre qualcuno che sfugge. È vero però che, appunto, fatto 100, diciamo che abbastanza verosimilmente, ne parla questo signore Fukuda, e i dati che dà grosso modo sono questi: 25% svolge un ruolo attivo e di promozione delle attività di miglioramento, e di miglioramento continuo, quindi significa che effettivamente sta credendo e crede in quello che si fa, nelle tecniche che si utilizzano e nelle tecniche soprattutto di miglioramento che si utilizzano. 50% dei dipendenti accetta di contribuirvi in maniera più o meno intensa, quindi è, diciamo, mediamente coinvolto. Beh, ci sarà un 25% che non contribuisce o ostacola passivamente il miglioramento. Cioè, ci dobbiamo aspettare all'interno di un sistema di trovare sempre delle persone che comunque non partecipano o che addirittura creino degli ostacoli. Ma già, come vedete, una percentuale del 75% viene considerata una ottima percentuale. E come coinvolgere le persone, anche questo è importante, in un processo come conviene coinvolgere queste persone? A questo proposito, dunque, vi avevo riportato un esempio che è relativo proprio al diverso coinvolgimento delle persone, delle risorse relativamente allo sviluppo di un prodotto in America e in Giappone. Allora, le fasi di sviluppo di un prodotto passano da, quindi la prima fase, che è dell'idea e di sviluppo del prodotto, ovviamente alla progettazione, alla produzione e al problem solving,
che diciamo è una fase finale in cui in qualche modo si cerca attraverso l'applicazione di quelle che sono tecniche e strumenti di risolvere una serie di problemi. Bene, in America, almeno da quello che si legge in letteratura, la distribuzione delle risorse è questa. Una bassa percentuale di coinvolgimento di risorse nella fase iniziale, altrettanto bassa in quella di progettazione, poi vedete che la percentuale di risorse cominciano ad aumentare e assumono valori logicamente molto elevati nella fase finale, quella di problem solving e di risoluzione di tutta una serie di problemi insorgono successivamente alla fase di produzione. Bene, in Giappone il coinvolgimento del personale per lo sviluppo di un prodotto è proprio agli antipodi. Come vedete, nella fase iniziale di sviluppo e di progettazione del prodotto c'è il maggiore impiego di risorse e di coinvolgimento del personale. Successivamente, per quanto riguarda la produzione e poi il problem solving, vedete che la percentuale di risorse diminuisce enormemente. E questo ovviamente, con riferimento a un prodotto, ci fa capire che ovviamente se io impiego più risorse nelle fasi iniziali, molto probabilmente avrò meno problemi dopo, no? E quindi dovrò impiegare meno risorse nella risoluzione dei problemi che possono insorgere nel prodotto a valle della produzione. Grosso modo, questo è chiaro che è un esempio, mi serviva ed è uno spunto anche per farvi comprendere come in Occidente e in Oriente, in America, in Giappone, le risorse vengono impiegate diversamente, coinvolte diversamente nella realizzazione di un prodotto. Ma è chiaro che quel discorso a cui avevamo fatto riferimento prima, quello di coinvolgimento delle risorse all'interno della norma, è chiaro che è un discorso di carattere molto più generale. Cioè significa coinvolgere le persone, informarle di quello che si sta facendo sempre, sin dalle fasi iniziali, e coinvolgerle logicamente durante tutto lo svolgimento del processo. È chiaro che questo, se avviene sin dalle prime fasi, fa sì che poi l'intero processo venga realizzato in maniera corretta e che quindi poi quei prodotti, quei servizi che realizziamo siano poi effettivamente dei prodotti e dei servizi di qualità, tra virgolette. Siete stanchi? Volete fare break? Ok, allora ci prendiamo un attimo.